Il software OpenSAN Core dà la possibilità di collegare direttamente la sua pagina, la sua videata direttamente col web, perché ha un suo browser, un suo motore di ricerca. Per poter accedere al web è sufficiente cliccare sull'iconcina senza ridurre icona la pagina di SAN Core e aprire il browser predefinito del sistema, ma andando direttamente sul web. Andando sul web lui ha come home page quella di SAN Core. In questo caso ci fa vedere l'ultima pagina visitata ed eravamo su Wikipedia, ma in ogni caso qua a destra abbiamo la possibilità di fare una ricerca che poi si appoggerà sul motore di ricerca di Google. Proviamo a scrivere, per esempio, ciclo di Krebs. Lui andrà a cercare il ciclo di Krebs. All'interno, guardate, di Google, mi darà una serie di link come un normale motore di ricerca e a questo punto io potrò aprire una di queste videate e ritagliare la porzione di testo o l'intera pagina, quindi fare uno screenshot di tutto quello che è presente all'interno di questa pagina internet, o meglio, tutto quello che si vede a monitor. Pezzo che c'è in basso non è possibile ritagliarlo con un'unica, ma solo la parte attiva. Perfetto, io clicco qua, cattura una finestra e poi mi chiede se voglio catturarla nella pagina dove lavoravo prima, quindi nella pagina corrente, in una nuova pagina, oppure salvarlo nella biblioteca per poi recuperarlo all'occorrenza. Clicco su una nuova pagina e la porzione di testo che sono andato a ritagliare la ritrovo all'interno di questa pagina. È possibile ingrandirla, spostarla come se fosse un normalissimo oggetto. Prendendo lo strumento stilo posso evidenziare alcune parti, per esempio degli acidi tricarbossilici, oppure posso col laser mettere in evidenza alcune frasi piuttosto che alcune immagini. Posso aggiungere un testo sopra, per esempio lezione del 20 aprile. Cioè 20 aprile, perfetto. Cliccando fuori posso avere l'immagine con integrato anche il testo che ho aggiunto io. Tutto quello che noi stiamo facendo poi viene salvato in automatico all'interno della lista e posso andare a recuperarlo cliccando sulla cartella Documenti. Cliccando su Documenti io avrò una serie di slide, una serie di file realizzati, generati con OpenSAN Core, dove qua si può vedere anche l'anteprima, e sono stati rinominati automaticamente mettendo la data e l'orario in cui sono stati creati. Supponiamo di voler vedere il lavoro fatto prima, notate una serie. Ovviamente il nome messo con la data e l'orario suggerisce poco, quindi sarebbe opportuno rinominare il file. È sufficiente selezionarlo, andare su Rinomina, mettersi all'interno, cliccando 2 volte e chiamarlo Krebs. Si tratta del file del ciclo di Krebs, ok? È costituito da più pagine, quindi si tratta di un unico file e più pagine. Altra cosa molto utile potrebbe essere quella di esportare questo file. Perché esportarlo? Perché posso scaricare l'applicazione di SAN Core anche a casa e utilizzare il software che ho a casa per implementare, migliorare, modificare, riadattare i contenuti di questo lavoro. Quindi vado su Esporta e poi posso decidere di esportarlo in formato SAN Core e sarebbe opportuno farlo perché comunque posso rimodificarlo, rimetterci mano, oppure esportarlo in formato PDF. Esportarlo in PDF significa congelare, impedire a chiunque di andare ad alterare la struttura di quello che ho fatto. Nella distribuzione di questo file in rete potrebbe essere vantaggioso una volta
realizzato degli appunti completi, autoconsistenti, esportarli in PDF. Nel caso in cui invece intendo portare la lezione con me in altre sedi o caricarle su un cloud, devo assolutamente esportarlo, secondo il mio punto di vista, nel formato Sancore. Lui mi dice dove penso di esportarlo. Vi faccio notare che Krebs, UbiZ, UniBoard e l'estensione del file di Sancore, e posso deciderlo di esportarlo sul desktop dove voglio, tranquillamente in applicazioni, in picture, oppure se inserisco all'interno una pen driver direttamente sulla pen driver. E l'abbiamo salvato in questo modo. Com'è possibile importare un file? Per importare un file, nel senso che ho lavorato a casa, ce l'ho su una pendrive, ce l'ho su un cloud, devo comunque aprirlo per lavorare, vado su Importa e lui mi dà la possibilità di andare a selezionare dal desktop, dalla scrivania, dal download, dove, dalla chiavetta dove ho salvato questo file, mi dà la possibilità di andare a recuperarlo, aprirlo e modificarlo. Quindi tutto quello che noi facciamo viene automaticamente salvato nella cartella di default di Sancore. Ovviamente è possibile eliminarne qualcuno perché magari non voglio lasciare tracce oppure ci sono degli errori per scelte personali. A questo punto io prendo il file, clicco sul cestino, elimina e lui lo elimina automaticamente.